nostra giornata di viaggio si interrompe qua, alle rive di questo lago di cui non vi so dire il nome, ma vabbè, poco importa. Wilson è qui accanto a me che si riposa un po', noi dormiremo qua, domattina lavoreremo e poi riprenderemo il nostro viaggio verso Karasjok, non lo so come si dica, dove andremo a visitare un parco dove si imparano un po' di cose sulla cultura Sami. Questo è l'interno di una capanna classica Sami. È molto bella, è tutta fatta di tronchi del diametro di 7-8 cm, con un'intelaiatura principale che sicuramente non si vede nel video, che tiene su, diciamo, la parte superiore. Un camino nel centro, penso poi che faccia da cappa per far uscire il fuoco, e in terra al centro un braciere. Ci sono dei ramoscelli sui due lati laterali, probabilmente dove uno si può sdraiare per dormire, e basta. E rimane comunque più grossa e spaziosa del mio Wilson, quindi va bene, proseguiamo il nostro giro. Quello alle mie spalle invece è un goati, non chiedetemi cosa sia, ma è una sorta di tenda che adesso andiamo a vedere come è fatta dentro. L'ultima è questa qui, che è detta la capanna del pesce. Praticamente dentro ci mettono la neve in inverno che ghiaccia e rimane fresca, quindi anche d'estate, serve proprio per stivare pesce, cibo o altre cose. Ok, il giro al parco è finito. Un'ultima cosa, abbiamo imparato che le renne sono degli animali abbastanza schivi e soprattutto la cosa interessante è che sono delle ottime nuotatrici. E la ragazza ci ha detto che addirittura a volte prendono, portano via il belino, se ne vanno sulle isolette proprio per restare per i cazzi loro. Sono peggio dei liguri, fantastica. Detto questo, Eliana si sta spaccando di safari, che sono dei biscottini maffi, tipo dei mini cookies al cioccolato. Ma vabbè, a parte sta belinata, siamo in partenza. Dobbiamo anticipare un po' il nostro ingresso in Finlandia, che era previsto per domani. In realtà io, come ho già detto in video scorsi, ho una schiena che mi dà un po' di problemi. E ho trovato un fisioterapista che sembra quotato bene proprio su massaggio e questa roba qua sotto ai Inari, non lo so. E quindi mi ha dato appuntamento domani a mezzogiorno, non ha altre possibilità, mannaggia. E quindi adesso mettiamo in moto, scavalliamo il confine, andiamo giù e poi torneremo ai Inari venerdì. Pazienza, perché è un pochino sotto, ma vabbè, ci adattiamo, cosa dobbiamo fare. Finlandia, andiamo, che ci siamo, nuovo stato! Abbiamo fatto il bucato in lavatrice con tanto di asciugatrice. Siamo commossi. Profuma. Profuma di bucato. Una sensazione che non sentivamo come si deve da Bergen, quindi circa un mese fa. Dopo un paio d'ore di lavoro sono andato da fisioterapista che ha fatto il suo lavoro. Vediamo se porterà davvero il risultato atteso oppure ci ho cacciato via 60 euro per tre quarti d'ora di manodopera. Diciamo che vabbè, pensavo anche peggio, quindi non mi lamento del prezzo. Ora andiamo a farci due passi, poi dovrò mettere mano al nottolino d'avviamento, ma di questo ne riparliamo dopo. Ci
troviamo nel parco di non so cosa, ve lo scrivo qua sotto. Nella strada che stiamo percorrendo, in realtà d'inverno si trova una pista da sci di fondo e abbiamo notato con curiosità che è tutta illuminata, ci sono i pali della luce lungo tutto questo percorso. Parlando con il fisioterapista mi diceva che d'inverno qui hanno 2 o 3 ore di luce, dove ovviamente non c'è il sole perché non sorge in pieno inverno, e quindi probabilmente quando vengono a sciare magari non hanno abbastanza luce, quindi si illuminano la pista con i lampioni. Incredibile, cioè è proprio difficile pensarlo questo tipo di vita. Durante la camminata in questo bosco finlandese siamo arrivati a quella che è definita l'aurora. Non so se perché sto guardando Lost in questo periodo o altro, ma sembra una delle stazioni d'arma. Comunque questa capanna, diciamo, chiamiamola capanna, che in realtà è una figata di legno, è un posto utilizzato come ristoro ed è un posto dove si può venire anche la notte in inverno per vedere l'aurora boreale, come d'altronde non è aurora, da anche un po' immaginare. Ma il notolino d'avviamento lo vedremo nel prossimo video, dove scenderemo giù attraverso la Finlandia, andremo a vedere quella porcheria unica del villaggio di Babbo Natale e poi entreremo in Svezia. Iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!